un ringraziamento particolare al procuratore regionale della Corte dei Conti, Oricchio, che è qui con noi e questo dà grande importanza a questa giornata. Un saluto e un benvenuto anche al vicario del prefetto, dottor Demetrio Martino. Un ringraziamento in particolare al dottor Maida, che come si può vedere dalla passione potrebbe continuare a lavorare a lungo per l'amministrazione comunale, che non vuol dire che non lo recluteremo come volontario, visto che non possiamo assumere, non mi fa niente, almeno preghiamo le persone di buona volontà. Un ringraziamento anche davvero caloroso alla segretaria Patrizia Magnoni, che da quando è arrivata ha dato un impulso molto importante in generale, ma in particolare nel settore della prevenzione. Anche Alessandra Sardu sta facendo un grande lavoro, ma soprattutto un ringraziamento anche a voi tutti che siete qui davanti a me, perché date prestigio a questo comune, perché da soli non si va da nessuna parte, se riusciamo a essere una squadra si va lontani, e così anche il rapporto corretto tra maggioranza e opposizione. Ringrazio i presidenti di commissione Mimmo Palmieri e Enzo Moretto di essere qui con noi. Sarebbero tante le cose da dire, ma è un saluto, però ovviamente io ho avuto, e questo non capita a moltissimi, ho avuto secondo me anche il privilegio per un certo punto di vista di essere stato nella vita all'interno dello Stato controllore e controllato. Nel senso, ho fatto il pubblico ministero per 15 anni, quindi ho visto la pubblica amministrazione dall'aspetto della patologia, come diceva prima il procuratore, quando arriva il magistrato penale, il pubblico ministero, la polizia giudiziaria o la procura regionale della Corte dei Conti, il danno è fatto. Adesso sto provando a dare l'impulso massimo, perché a questo ci credo moltissimo, altrimenti non starei più all'interno delle istituzioni, affinché si possa prevenire. E quindi evitare che ci sia un danno, evitare che ci sia un inquinamento, perché quando la corruzione e le mafie entrano, si allargano e non sai dove vanno a finire, non sai più chi viene contagiato perché è in malafede, chi viene contagiato perché è in buona fede e magari non ha avuto lo schermo, non ha avuto la capacità di capire che si stava inserendo un virus assolutamente pericoloso. Quindi il tema della digitalizzazione è fondamentale, perché consente di avere una mappatura e da rendere ancora più trasparente il lavoro che facciamo. Anche io una sottolineatura la voglio fare sulle leggi. Guardate, questo è un tema davvero centrale. Le leggi certe volte totalmente incomprensibili, cioè si fa fatica. Io ho partecipato a riunioni, fiume, all'interno del comune per cercare di capire il comma numero 230 dell'articolo 630 della tale legge, spesso di bilancio, che cosa volesse dire. E parliamo di riunioni in cui c'era il capo dell'avvocatura, un sindaco che è un modesto giurista, chiaramente, non è che voglio pensare che io potevo illuminare il tavolo, un direttore generale, e non riuscivamo a trovare un'interpretazione. E allora questo fa sovvenire un dato: chi gode di tutto questo? Il furbo. Perché quando le regole sono chiare e sono comprensibili dal salumiere, dal disoccupato, dal parrucchiere e dal capo dell'avvocatura dello Stato, vuol dire che quella regola nessuno può dire: io non l'ho capita, sono ignorante perché quella norma non era chiara. No, la norma era troppo chiara, la capivano tutti e la puoi far applicare in modo chiaro. Questo è un errore clamoroso, qualche volta anche in malafede, che ha fatto lo Stato, cioè pensare che c'è sempre necessità di una legge, c'è sempre necessità di una norma per contrastare la corruzione. La penso in modo esattamente diverso. Se noi vogliamo veramente contrastare in modo più efficace la corruzione nel nostro paese, dobbiamo eliminare una serie di norme, rendere il quadro assolutamente chiaro. E poi un'altra parola, vado sempre per titoli, e vorrei dire, perché l'altro giorno c'è stato un dibattito interessante in un prestigioso congresso di magistrati in cui è venuto fuori il tema, che è molto presente anche qua dentro, in tutte le pubbliche amministrazioni, il procuratore lo sa, lo sappiamo tutti noi, la paura. La paura di firmare, la paura di assumersi le responsabilità. Perché c'è la Corte dei Conti, c'è il Controllori, c'è la Procura della Repubblica, eccetera. Quindi se c'è questa paura è un tema che dobbiamo affrontare, perché è brutto un paese in cui l'onesto ha paura e magari il disonesto non lo ha, però non può essere un alibi. Io ve lo dico da persona che le responsabilità se le assume e dico sempre in tutte le riunioni che facciamo, quando c'è un atto particolarmente delicato e differentemente interpretabile, creiamo uno schermo collettivo di assunzioni di responsabilità, mai lasciare nessuno solo. Ma guardate, l'alibi di non firmare, oltre che non cozza con la coscienza di chi ricopre ruoli soprattutto apicali, io dico sempre: se uno non ha coraggio, il sindaco non lo fai, ma
se uno non ha coraggio il procuratore non lo fai, se uno non ha coraggio il direttore non lo fai. Questo è un tema necessario. E poi do anche non un consiglio, perché non mi permetterei mai, ma tra omettere e agire, quando è chiaro l'interesse pubblico da perseguire, soprattutto se costituzionalmente orientato, bisogna agire, perché anche l'omissione è penalmente perseguibile e censurabile anche sul piano del danno erariale. Io faccio sempre un appello, lo faccio a me stesso sempre, avendo giurato 3 volte fedeltà alla Costituzione Repubblicana, 1 volta da magistrato e 2 volte da sindaco, che c'è la gerarchia delle fonti nel nostro Paese. Questo lo dimentichiamo troppo presto, troppo in fretta. È vero che noi siamo soggetti tutti alle leggi, ma le leggi non c'è in Italia la funzione dichiarativa del diritto. La legge non è un bancomat che va a mettere una cartellina e ti esce l'interpretazione universale. Lo diceva un grande giurista come Emilio Betti, la legge va interpretata e nell'interpretazione il faro principale è la Costituzione. Se noi interpretiamo come squadra di un'amministrazione una legge avendo come faro i diritti costituzionali e il perseguimento dell'interesse pubblico, io sono convinto che nessun magistrato in buona fede ti potrà censurare. Allora la paura la dobbiamo esorcizzare da soli, cioè avendo come riferimento le leggi, confidando in una magistratura autonoma e indipendente. A nessuno sfugge. Guardate, io quando, adesso che faccio il sindaco e il politico, critico molto poco la magistratura, anche quando non ne condivido alcune decisioni. Qualche volta mi permetto di farlo, perché lo facevo invece moltissimo quando facevo il magistrato. Criticavo molto spesso i miei colleghi. Non è che la magistratura è al di sopra, mi permetterà il procuratore, ma so che ha la sensibilità e il livello etico per comprendere il ragionamento che sto facendo. La magistratura è un organo dello Stato come un altro, come noi. Ci sono le persone straordinarie, persone che, come ricordava il dottore Maida, hanno addirittura sacrificato la vita fisica, c'è chi ha sacrificato la vita professionale, poi magari si è trovato a fare il sindaco e quindi non si lamenta. Quindi so perfettamente che all'interno della magistratura ci stanno anche persone che preferiscono l'interpretazione conformista, quella che Piero Calamandrei definiva l'agorafobia. Prevenire la raccomandazione prima ancora di riceverla e fare l'interpretazione del diritto in modo più compiacente al potere. Però a noi questo non deve essere un problema. E io voglio dire che a Napoli, lo dico con sincerità e mi fa piacere l'abbia detto anche il dottor Martino, a Napoli, e questo ci viene riconosciuto anche a Roma da tutti, c'è un livello di cooperazione istituzionale eccellente. In una città difficile, in cui si potrebbe stare anche lo scaricabarile, se no questo non mi compete, lo faccio la prefettura vuol dire questo non mi compete, lo faccio il sindaco, il magistrato, no, quando ci sediamo attorno a un tavolo c'è l'applicazione in qualche modo evocativa dell'articolo 97 della Costituzione, la leale cooperazione tra i poteri dello Stato. Poi c'è chi deve controllare e ci controlla senza fare sconti, c'è chi deve provare a governare in un contesto difficile e ci proviamo senza risorse economiche, come si diceva prima correttamente, senza risorse umane, senza poter avere il turnover. Ma quanti dipendenti, che fa notizia il dipendente del comune magari che qualche volta ruba, ci può stare, che è pigro, ma non fa notizia i tanti funzionari, dirigenti e dipendenti che fanno le notti senza prendere lo straordinario, senza essere pagati adeguatamente. Queste cose non fanno notizia, come non fanno notizia il poliziotto che piglia 1200 euro al mese a 60 anni e va a fare le notti perché non si fa il turnover nelle forze di polizia, e potremmo continuare. Allora io credo che noi forse in 7 anni, dove abbiamo ancora tante cose da fare, abbiamo provato a costruire uno spirito di squadra, e che è una cosa di cui vado profondamente orgoglioso, procuratore e dottor Martino, perché non è facile costruire una squadra, non è facile affrontare anni di piano di riequilibrio, di predissesto, di voler fare ma non riuscire a fare, vorremmo fare ma non si può fare, sì ma si può fare però devi interpretare coraggiosamente, ma se interpreto coraggiosamente poi arriva la Corte dei Conti, è complicato, è tutto complicato, ma le sfide non possono che essere complicate, altrimenti ce ne andiamo a vivere a Lugano, dove funziona tutto, ma sono tutti depressi e c'è il più alto numero di suicidi. Quindi noi alla fine ci siamo consegnati alla missione del complicato. Certo, se ce la rendiamo qualche volta un po' più facile, riusciamo sicuramente a star meglio, però io devo dire che complessivamente faccio un bilancio di soddisfazione. E chiudo su questo. La trasparenza, la lotta alla corruzione, la lotta alle illegalità sostanziali ma anche formali, la capacità di innalzare il livello di contrasto alla corruzione fa la cifra
della qualità della vita di una comunità e di un'amministrazione, di un sindaco e di tutti noi. Quindi il fatto che oggi Napoli in qualche modo viene riconosciuta anche con questo software essere comunque un avamposto nella lotta alla corruzione ed è una città di cui nell'immaginario mondiale si ha certe volte tutt'altra considerazione, è una cosa che ci riempie di orgoglio. Sappiamo che la strada è ancora lunga, ma io so che in questo comune ci sono competenze, professionalità e soprattutto c'è quella passione che ci contraddistingue parecchio, perché nei momenti difficili sappiamo guardare avanti e non piegarci alle sofferenze. Quindi il mio era un saluto soprattutto di ringraziamento, poi avremo modo nei tavoli di lavoro chiaramente di approfondire tutti i temi e quindi vi auguro buon lavoro e ringrazio i relatori di essere venuti in questa giornata così importante per il Comune di Napoli. Grazie.